Oggi siamo a Macari, siamo Punto di Vista, Via dell'Acqua 101. Andiamo a conoscere Giorgio, che è il proprietario della struttura. Abbiamo un'insegna pure qua, due insegne. Io entro. Io sono salito, sono sul terrazzino di una stanza, di una camera. Fresco, relax, quindi me la godo al meglio. Finalmente siamo con Giorgio, che è il proprietario della struttura, qui il massimo dell'ospitalità. Finora ci ha lasciato campo libero e si è andato a guardare tutte le camere, che sono bellissime, graziosissime. Ogni camera c'ha il suo terrazzo, è il massimo della privacy e del relax, veramente fantastiche. Dimmi tutto su questa struttura. Questa struttura parte appunto, siamo a Magri, a 3 km da San Vitolo Capo. Tutte le camere, proprio tutte indistintamente, hanno un piccolo terrazzo. È un privé proprio. Sì, una terrazza dove poter comodamente, a parte guardare il panorama, poter anche prendere il sole, fare la colazione in camera stessa. Ma già ho visto i turisti giù, tranquilli nel loro terrazzino, con il loro libro. Bellissimo. È una zona dappertutto, in estate, soprattutto luglio e agosto, sono mesi di tanta gente. Fra l'altro vedo che qui la zona è sempre ventilata. Macari, ti racconto questo qua, viene dal greco Makarios, il nome è stato dato dai greci, che Makarios in greco vuol dire posto di beatitudine. Proprio qua sopra, a 200 metri, si può anche andare a piedi, si può fare un'escursione, una bella passeggiata di trekking, c'è proprio una sorgente d'acqua che da tantissimi anni. Pensa, infatti, questa via dove noi ci affacciamo si chiama Via dell'Acqua. Ci sono dei percorsi da poter fare, dei trekking, addirittura si può arrivare allo Zingaro. Proprio qua dritto in linea d'aria, proprio dritto così, si arriva nella seconda caletta, quindi proprio a metà della riserva dello Zingaro. Ma ci si potrebbe organizzare in questa cosa? Sì, noi abbiamo fatto ogni tanto. Perfetto. Quando riusciamo a organizzare un gruppo di 10-12 persone, ci sono dei ragazzi volontari che fanno da guida. Quindi per i più temerari, se lo fate, voglio i commenti qua sotto. Qua ci sono più di 50 percorsi già tracciati, nel senso già ci sono tutte le pareti chiodate, per cui ognuno si porta la propria attrezzatura, la propria cima, la propria corda per essere più sicuro e si può arrampicare. Già ci sono più di 50 strade già fatte, 50 percorsi di diversa difficoltà. Cosa offre questa struttura al turista? Allora, il nostro B&B si differenzia un pochettino proprio per due motivi principali. Il primo appunto perché tutte le camere, sono 5 quindi abbastanza poche, comunque tutte le camere hanno questo terrazzo con vista sul mare, hanno tutta questa vista panoramica. Seconda cosa che un po' si differenzia è la prima colazione, in quanto la prima colazione si effettua direttamente in camera. Non so se voi avete visto... C'è un servizio che proponete voi e voi portate la colazione in camera? No, funziona così, non so se tu hai visto, forse nelle camere c'è proprio un angolo colazione dove c'è un frigobar, c'è un forno a microonde per riscaldare delle cose, c'è la macchina espresso per fare il caffè. Noi giornalmente, quando rigoverniamo la camera, riforniamo di tutto il necessario per potersela loro stessi, il cliente stesso, prepararsela. Quindi dal latte... Quindi zero stress, alle 9 c'è la colazione, no, quando vuoi c'è la colazione. Bellissimo. E te la prepari tu a secondo i tuoi gusti. Noi ogni mattina verso le 8:30 mettiamo alla maniglia della loro camera, quindi senza neanche disturbarli, un sacchetto con del pane caldo, fresco di forno. Diamo noi a disposizione dei clienti delle sedioline, degli ombrellini, ombrelloni, che loro si portano a mare, ma si portano piuttosto che affittare, perché qua c'è tanta spiaggia libera dove non puoi trovare chi ti affitta. Quindi oltre agli scogli, perché da qua si vedono scogli, c'è la spiaggia. Sì, ma ce ne sono tanti, ci sono tante calette anche addirittura di due posti, di tre posti, di ciottoli piuttosto. Quindi anche alla vacanza con i bimbi si può fare. Si può fare tranquillo. Poi è organizzato molto bene, che c'è un grosso parcheggio gratuito all'ingresso, diciamo, accanto alla strada provinciale. Tu lasci la macchina là gratuitamente e di là c'è un trenino elettrico per essere ecologici. Pure questo, impatto ambientale. Pure questo è gratuito, messo a disposizione dei turisti, che fa tutto il giro della costa, da un punto all'altro della costa, dall'altra parte a Castelluccio c'è un altro grande parcheggio, e per cui il cliente lascia la macchina, sale su questo trenino, vede un pochettino la costa, un po' che più gli si addice, se vuole sabbia, se vuole scogli, se vuole ciottoli, se vuole stare con tanta gente, vuole stare da solo, e scende, dice, ampia scelta. Scende e si fa la sua, poi quando è stanco, quando vede il trenino, perché praticamente il trenino fa avanti e indietro continuamente, riprende il trenino, arriva alla macchina e si riprende. Per cui molto comodo
è pratico da questo punto di vista. Abbiamo fatto un quadro generale della struttura, che vi assicuro che è bellissima. Poi avete visto l'ospitalità di Giorgio, a partire da quando abbiamo suonato il campanello. Da punto di vista è tutto, viaggiamo in Sicilia, ciao e alla prossima.